mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Alessandro, che dedica questa mini recensione di Donnie Darko del 2001 di Richard Kelly a Bob, Roberto Bob, per il suo compleanno, che è appunto oggi, quindi mi metto anch'io con il mio amico Alessandro a fare gli auguri a Bob e a dedicarti questa piccola mini recensione di 2 minuti. Allora, Donnie Darko è un film che è diventato caltissimo per la generazione del XXI secolo, un film che quando uscì fu praticamente snobbato da chiunque, critica e pubblico, poi andò su internet e fu uno dei film più downloadati di tutti i tempi. Da lì praticamente il successo che poi ha riportato il film a essere distribuito comunque in tutto il mondo e diventare il cult che è oggi totale. Allora, va detto subito che è un film surreale, in un certo senso grottesco, siamo ambientato a fine del 1988. Un ragazzo, Donnie Darko, scampa a un incidente assurdo, cioè gli casca un motore di un aereo nella stanza e lui riesce a non morire, si salva praticamente. Dopo questa esperienza terribile, quindi comincia ad amare di più la vita e si innamora anche di una ragazza. Di lì in poi comincia ad avere delle visioni, comincia a capire che può alterare lo spazio e il tempo grazie anche alle visioni dell'amico di questo suo coniglione, l'amico coniglione che vede sempre nei suoi, diciamo così, incubi. È immaginazione, è realtà, è una, diciamo così, realtà alternativa, un universo parallelo. Insomma, a voi questo, se non avete visto il film, scoprirlo, perché il film come trama è molto semplice da raccontare. Un ragazzo appunto sfugge da una morte quasi certa e di lì in poi la sua vita comincia a cambiare, perché comincia a poter manipolare tempo, spazio e luoghi e insomma tutto quello che gli sta intorno, fino alle estreme conseguenze di un ottimo finale. È un film che praticamente richiama chiaramente Lynch per i carrelli, per i movimenti di macchina, per un certo tipo di fotografia, per un certo tipo anche di voler raccontare una storia surreale e grottesca attraverso però un certo tipo di sguardo anche sociopolitico appunto sull'America reganiana di fine anni 80, e quindi un film con una sonora bellissima, di pezzi new wave riarrangiati, e un film che personalmente reputo un po' sopravvalutato da quelli che dicono che è un capolavoro. Per me un capolavoro non lo è, nel senso che il film è un po' troppo carico di roba e alla fine insomma un po' viene cotta un po' poco, ecco, e quindi diciamo così è come fare una brace dove un terzo non è venuta benissimo, però gli altri 2/3 sono notevoli. Poi il protagonista Gillian era giovanissimo all'epoca, era già molto bravo, era con la sorella Maggie, qui c'era un Patrick Swayze notevole nel ruolo di questo predicatore. È un film insomma che comunque fa pensare, un film interessante, un film da generazione X oppure Z, alla fine non so più come dire. È un film che, nonostante il regista poi dica che si sia ispirato ai vari Truman Show, al cinema di Terry Gilliam, che forse in qualcosa si può trovare, quindi Peter Weir, così, in realtà come ripeto, secondo me l'influenza più alta è chiaramente più alta, nel senso più importante chiaramente quella di Lynch più che Gilliam e altro, anche se in qualcosa lo possiamo appunto ritrovare, specialmente nell'uso della colonna sonora e in alcuni tagli di montaggio. Quindi che ti devo di auguroni, insomma, Bob e Roberto, auguroni da parte mia e da parte di Alessandro, godetevi Donnie Darko, che probabilmente è un cult della vostra generazione. Per me è un cult, certo lo reputo un po' esaltato troppo, ecco, diciamo così, dai suoi ammiratori, ma è sempre così coi fan. Comunque il film è di spessore. Richard Kelly poi con Southland Tales si è fatto odiare da mezzo mondo, poi ha fatto dei box e niente era, ma insomma è un regista che purtroppo sta andando a scomparire, come quasi tutti comunque quelli di talento venuti fuori negli anni 2000, per da spazio solo a shooter del cazzo. Quindi ancora grazie per la recensione e ancora auguri a Bob.